Che bella suonata, no? Bella suonata. Lui l'ha detto, buon, l'ha detto lui per primo, buon pomeriggio. Auguri. 4. Grazie, grazie. Ci siamo gli auguri, non siamo. Sì. No, io che schifo. Che schifo. Beh, dai, oh, sono passati 4 anni. Ah. Ancora siamo vivi. Freschi, siamo infatti, vivi. Nonostante qualcuno non ci vorrebbe vivere. Nessuna condanna, mi pare, risulta. No, non c'è condannato niente. Ancora 3 o 4 infarti di Mosella. Però condanne no. Però condanne al momento no. Infarti brillantemente superati, sì. Direi. Sì, però sì, questo sì. Cuore. Sì, sì, così di prova. Più come perché mi stai al buio. Messo a dura prova, però insomma, innanzitutto dobbiamo ringraziare i nostri utenti perché veramente Nichino. Ogni volta, ecco, cioè, se noi andiamo avanti grazie a loro e poi ringraziamo tutti quelli che collaborano. No, aspetta. No, se andiamo avanti, non è grazie agli utenti che ringraziamo, ma è grazie agli sponsor. Cioè, quello l'abbiamo scritto anche nell'editoriale. Perché mi legge, non mi pochi mi maledetti e subito. Insomma. No, grazie ai nostri sponsor, grazie ai tanti collaboratori che ci aiutano durante il giorno. Quindi, grazie. Ah, non siete tutta casa che quattro in famiglia. Famiglia, cioè a livello casalingo siamo familiare, sì. Siamo a condizione familiare, c'è una... siamo a condizione familiare, cioè una coppia di fatto siamo, ecco voi siete la coppia e poi di c'è fatto. Qualche altro come lui che ogni tanto così come tutti. Sono l'amante di Corradini, sì. Sono l'amante di Corradini, non la distruggiamo questa coppia di fatto. Io sono l'amante di Corradini. Facciamo una lettura dei titoli prima. Brevemente. No dai, parliamo un po' di questo compleanno. Ringraziamo perché rolla pure che ci ospita anche oggi. Parliamo un po' di questo compleanno. Corra, il momento che ti ricordi di più. Ciao Franco. Il momento che ti ricordi di più di questi 4 anni? Ma io voglio ricordarmi ogni 11 novembre. Ogni 11 novembre perché rappresenta veramente un traguardo che noi raggiungiamo, ci guardiamo indietro ma guardiamo avanti. Anche perché siamo andati online in una bella data, l'11/11. Quindi non hai un momento che ti ricordi particolare? Sono tristi quelli che mi ricordo di allora tristi, quindi lasciamo allora stare, lasciamo stare. E invece Mose, tu un momento che ti ricordi proprio? Io ricordo con piacere due momenti precisamente, quelli delle elezioni del 2014 e del 2015 comunali, dove ci siamo tutti coordinati, abbiamo dato un grande, un grande servizio alla città, ci hanno aiutato tante persone e li ringraziamo. Sempre quelli di famiglia. I familiari, sì. Familiari, anche parenti un po' più lontani. E quindi quello secondo me è stata una cosa una delle cose belle che abbiamo fatto. Beh, andiamo. Andiamo ai giornali. Ci viene in mente qualcos'altro. Andiamo ai giornali. Allora partiamo dal quotidiano del sud e parliamo di lungomare, perché, non di waterfront. Perché lo chiamano lungomare? Se non si chiama waterfront. Cioè, allora, mi state creando confusione. Hai fatto danno. Allora, lungomare, il percorso va avanti, salutiamo Dario Magri. Il 18 novembre è prevista la conferenza dei servizi sul progetto waterfront, però. Se non si verificano in top, il cantiere potrebbe aprire a breve. Quindi e poi, magari a breve vedremo questi lavori iniziali. E poi ne abbiamo parlato anche noi, il vice sindaco Matacera ha convocato tutti i commercianti per domani 12 novembre, tasse comunali e luminari, commercianti a palazzo. Torre di Ruggero, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, trasversale delle sere, Pitaro sollecita la fine dei lavori, c'è quel tratto c'è, di Gagliato. C'è anche un nuovo contributo da Gagliato che pubblicheremo. Monte Paone, Caldarroste e Vino Novello per festeggiare l'autunno, musica e gastronomia in piazza, Soverato, una notizia anche per il... per la FIDAPA, l'Ifrieri guiderà la sezione FIDAPA nel biennio. Auguri all'Ifrieri. Gazzetta del Sud, ancora si parla di trasversale, andiamo prima lì, va bene. Soverato, ciao, proprietari sfrattati e addio al Super Cinema, la notizia è di ieri, il locale sembra... Però, ma c'è una protesta al cinema? Sembra. No, no. Erano gli alunni. Ieri la proiezione dell'ultimo film, ce l'ha... No, magari era una protesta. No, era la proiezione dell'ultimo film. Okay. E dicevamo appunto proprietari sfrattati, quindi in realtà la chiusura del Super Cinema sembra al momento. Tra 30 giorni. Ma io non capisco questi 30 giorni a cosa serviranno, forse per svuotare i locali, ma quindi vuol dire che il cinema proprio è finito. Non si sa, ora vedremo. Speriamo di no. Trasversale, dubbi strutturali? Sembra appunto che ci siano dei dubbi sulla tenuta di alcuni tratti che ancora non sono stati aperti della nuova trasversale delle serre. Nuova sempre da 30 anni, nuova. Sì. Nuova quella lì, è sempre quella lì. Nuova di 30 anni, diciamo. Dai, se tu la consideri. Ancora problemi sulle strade, le ripercussioni dell'ultima ondata di maltempo, chiusa la strada che collega Santa Caterina a Guardavalle. E poi a Montepaone. Montepaone. Buongiorno. In modi sull'Arenile Migliarese risolveremo il problema. Questo è il proclama del sindaco di Montepaone. Ancora Montepaone.
le spruzzano profumo sugli occhi, ma non gli piaceva evidentemente, perché no, per scipparle la borsa. Dai, questa è la notizia di cronaca, sì, scherzo. Vabbè. La notizia di cronaca. E questo è successo a Montepone. Chi l'ha scritto? Questo Sabrina. Ciao Sabrina. Vai. Mosella si è distratto e quindi Pentone. E no, c'era un amico che ci distraeva. Che ora se n'è scappato però. Pentone, viabilità per Silana. Bruno promette massimo impegno. C'è stato un sopralluogo del presidente della provincia sulla strada appunto della Presila. E poi Borgia, caso Scarfone, l'amministrazione tiene testa anche in Cassazione. Bene. C'è un'altra pagina? Vediamo. No, ma il garantista non lo comprate più. Il garantista non l'ho trovato, ma perché mi hanno detto che ne portano poche copie. Vabbè. Vabbè. E quindi questo 11 novembre 2015, dicevamo, chiudiamo un anno, ma proseguiamo col solito impegno. E veramente grazie a tutti i nostri collaboratori e a chi ci ha sostenuto, quindi comprendiamo tutti quanti. Perché grazie a loro noi siamo all'impiede e soprattutto a chi ci vuole bene, grazie a tutti. Ma noi ci vogliono tutti bene. Sì, insomma, ci vogliono. Dipende poi contro chi scrivi. Quello contro chi scrivi ovviamente. Ma quelle sono questioni momentanee. Però poi dopo 90 giorni ci ritorna a parlare. Onda perdite una, no, se sarete bella qualcosa. E anche poi tra l'altro una settimana bella, perché la settimana di San Martino oggi, quindi il sabato, il fine settimana ci sarà. Pomeriggio c'è la conferenza stampa della presentazione del San Martino organizzato dalla Proloco alle 17.30 e poi sabato ci sarà proprio la festa di San Martino in via San Martino. Beh. Con la Proloco e con vino e castagni. Gli imprenditori della zona impegnati appunto in questa organizzazione. Ne saprete di più a breve. Bene, detto ciò ragazzi, abbiamo finito. Ha parlato con Ramiro. Arrasto, e voi vi sattiato tutto. E vi dissattiato tutto. Voi vi guardate i soli. Sto lontano. Ma voi non vi domenica, allora domenica si gioca in casa con Settimo Torinese e poi mercoledì 18 novembre. Che cosa sei in classifica Settimo Torinese? Settimo Torinese. Brutta. E poi facciamo a gara oggi. Mercoledì 18 novembre c'è turno intrasettimanale, si gioca di nuovo in casa il derby con Golem Palmi. Quindi più turno a casa di però il basket ha vinto. Però con basket soverato è iniziato a prendere questo campionato di Serie D, vincendo pure nettamente, direi. Sì. Se tu non c'eri alla partita. No, ero al frantoio. Visto che mettiamocene tutto, il calcio a 5, il futuro energia prosegue appunto nella sua ormai è una marcia proprio. Marcia trionfale. Benissimo. Stanno giocando. Cristiano come sta? Cristian sta meglio. Tu mi raccomando, Cristian sta meglio. Mi raccomando, educato e rispettoso. Rimettiti in piedi presto, Cristian. Pure i pulici hanno dato. Beh, non spegniamo nessuna candelina. No, auguri a tutti. Auguri a tutti, perché poi sì, occhio ai monitor. Vabbè. Comunque, auguri a tutti, perché poi il compleanno di Soveratiama è il compleanno anche degli utenti di Soverati. Degli utenti, di chi ci collabora con noi. Quindi, insomma. Continuate a seguirci. Ciao a tutti, grazie.